La Fondazione Krupp e il Comune di San Daniele del Friuli hanno sottoscritto il contratto di comodato di due opere d'arte di artisti friulani che troveranno idonea collocazione presso l'antica biblioteca guarnieriana, storica custode di documenti antichi di grande valore di proprietà del Comune di San Daniele del Friuli, che è stata da poco oggetto di un'opera di restauro. Si tratta di due dipinti che hanno forte attinenza con il territorio che li ospita. La Trinità, la Beata Vergine e i Santi Daniele e Michele, 1624, di Girolamo Lugaro. Nonostante le notizie bibliografiche che lo circondano siano ridotte a ben poco, la sua attività artistica è attestata da alcuni documenti che lo vedono operoso a San Daniele del Friuli, a partire dal 1624, quando ha dipinto un grande quadro su commissione del Comune. Guido Novello da Polenta davanti alla morte di Dante, 1925, di Domenico Someda, artista nato a Rivolto, che ha realizzato la seconda parte della sua attività pittorica a Udine. Nel 1925 il grande quadro in oggetto è stato esposto in una mostra a Roma e in quell'occasione è stato acquistato dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. La Fondazione Krupp custodisce le oltre 500 opere d'arte che ha acquistato dal cospicuo patrimonio dell'antico Monte di Pietà di Udine e della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, nonché grazie a donazioni di privati e acquisti diretti e si adopera per assicurarne la conservazione e valorizzazione per renderle fruibili all'intera comunità friulana. Per attuare questi obiettivi, una parte del patrimonio artistico viene infatti concessa in comodato a musei e realtà culturali ed alcune opere vengono prestate in occasioni di allestimenti e mostre perché, come ricorda sempre il presidente Lionello D'Agostini, questa iniziativa intanto ci onora perché consente a noi di dislocare due delle oltre 500 opere che abbiamo come patrimonio culturale, di dislocare sul territorio, in questo caso proprio San Daniele, e sono due opere che hanno una stretta attinenza, uno stretto legame con la città di San Daniele. Uno, il quadro che sta alle spalle, perché è la più antica raffigurazione, seppure in piccolo, della città di San Daniele, risale al 1600, e l'altra perché con il dipinto di Someda alla morte di Dante si collega con un manoscritto importantissimo che è custodito qui, un rarissimo manoscritto dell'opera di Dante, la Divina Commedia, che si trova proprio qui nella Guarneriana. Quindi per noi è un fatto importante che la città di San Daniele lo tenga nella propria sede consiliare. E poi mi permetta di sottolineare, siamo nel cuore del Friuli. Beh, diciamo che San Daniele è di per sé, nell'immaginario collettivo, come il cuore della lingua, della cultura, della tradizione friulana. La Biblioteca Guarnieriana di San Daniele del Friuli, la più antica biblioteca friulana ed una delle prime istituzioni di pubblica lettura in Italia, è divisa in due sezioni, quella storica o antica, formata da una preziosa raccolta di codici, incunaboli e libri antichi, quella moderna con ricchi ed importanti settori bibliografici a disposizione del pubblico, centro attivo e dinamico di aggregazione, diffusione della cultura e dell'informazione. È la parte antica che accoglierà le due opere che sono state per lungo tempo ubicate presso la sede del Monte di Pietà di San Daniele del Friuli. Mantenere la collocazione delle opere in oggetto all'interno del comune di San Daniele riveste per la Fondazione Krupp un duplice significato: quello di proseguire nell'azione di valorizzazione delle eccellenze artistiche friulane, rendendole fruibili al pubblico, e quello di consolidare una lunga tradizione con il territorio di riferimento, rafforzando lo storico legame con le proprie radici e con la città di San Daniele, dove è nato il terzo Monte di Pietà del Friuli nel lontano 1557. Battesimo anche per il nuovo direttore Luciano Nonis. Direttore, mi permette di sottolineare un bel debutto. Sì, è uno di quei giorni in cui ci sono particolari soddisfazioni perché quello che è scritto nei nostri statuti trova una realizzazione veramente concreta e quindi la valorizzazione del patrimonio artistico della Fondazione, quindi anche del Friuli, e la sua fruizione al pubblico oggi trova un esempio concreto. E quindi abbiamo queste due opere importanti che non restano nei depositi, ma che sono qui per essere fruite da tutta la popolazione di San Daniele. Il cuore del Friuli è un quadro di Dante, dunque la cultura, l'identità. Il luogo in cui siamo è un po' quello che oggi si direbbe locale e globale, perché è sia il cuore del Friuli, ma
è anche uno dei centri pulsanti della cultura, perlomeno bibliografica, nazionale, perché ci troviamo una biblioteca che ha tradizioni antichissime e che ha un patrimonio librario immenso. Il sindaco di San Daniele del Friuli, professor Paolo Menis, evidenzia... Beh, per San Daniele questo è significa rinnovare una consuetudine, un rapporto molto bello, positivo che abbiamo da anni e anni con la Fondazione Krupp. Da sempre la Fondazione Krupp è stata vicina alle iniziative culturali di questo comune e quindi ancora una volta con il comodato di queste due opere che arredano e valorizzano la sala consiliare della Biblioteca Guarneriana ci dimostrano l'attenzione verso questa città e la loro vicinanza. Una scelta non a caso. Sì, una scelta non a caso, proprio perché San Daniele è città di cultura, non è solo la città del prosciutto, è una città che fonda le sue radici in una storia molto ricca. E basti pensare che nel 1600 uno di questi affreschi è stato commissionato proprio dal comune di San Daniele e in qualche modo adesso tramite la Fondazione Krupp viene riposizionato al suo posto. La Fondazione Krupp l'ha recuperato dal suo Monte dei Pegni, l'ha tenuto per diversi anni, ma ora lo colloca consentendo ai visitatori di questa biblioteca guarneriana e ai turisti di vedere questa opera. Quando si dice non è mai troppo tardi? Non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi. Sono piccole cose, piccoli segni che però consentono di fare dei passi avanti, consentono la valorizzazione di quel grande patrimonio culturale, di opere minori di cui il Friuli gode, no? Ci sono tantissime opere, tantissime piccole cose bellissime che non sono adeguatamente valorizzate, quindi piccole cose una vicino all'altra poi alla fine rendono il patrimonio, rendono l'idea di quanto bella è questa nostra regione.